Allora, grazie Loredana Marino, Natale Cucurese, Roberto Musacchio. Noi come Transform Italia, insieme all'EFSA, abbiamo promosso un viaggio nel sud d'Italia per conoscere quali sono le condizioni di quella che è l'eterna questione meridionale in Italia e a maggior ragione in questa situazione della crisi della pandemia, vorremmo fare un po' il punto con loro per vedere qual è lo stato delle cose, innanzitutto, e quali sono le possibili ricadute, le possibili ricadute permanenti che rischiano di ulteriormente affossare il meridione. Comincerei con Loredana Marino chiedendole appunto innanzitutto com'è la situazione nel meridione. Ciao Roberto, ciao Musacchio Natale, saluto tutti quanti voi e saluto quanti vedranno poi questo nostro primo lavoro online del Laboratorio del Sud. Com'è la situazione? La situazione è come in tutta Italia. Abbiamo dovuto interrompere quelle che sono le tappe che avevamo già programmato della Basilicata e la seconda in campagna a Napoli e ora ci troviamo qua, ognuno di noi a parlare da casa, perché questo virus partito dal nord si è espanso su tutto il territorio nazionale e come dire, anche quei punti che avevamo trattato nelle varie precedenti iniziative che abbiamo fatto tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria sono venute al pettine. Viene a pettine la mala sanità, la cattivissima gestione dei piani regionali sanitari, viene a pettine tutto il disagio sociale attorno al lavoro. E io voglio approfittare in questa sede, in questo spazio, per mettere al centro di questa nostra discussione due elementi. Reddito di quarantena, una misura che però dal mio punto di vista dovrà essere misura strutturale, non un reddito di emergenza, e sanità. Vado sul reddito. Verosimilmente, molti di noi sono abituati a immaginare che il lavoro è quel lavoro che avviene nelle fabbriche. Con molto ritardo, molte fabbriche non essenziali hanno chiuso, altre rimangono ancora aperte. E quindi io voglio approfittare di questo spazio, di condividere con chi vedrà questo video un elemento essenziale. Ci vuole sorveglianza sanitaria per i lavoratori e le lavoratrici che continuano a lavorare in ogni luogo di lavoro. Sarebbe opportuno che ciò che è rimasto aperto, che può essere riconvertibile, si riconverta in industria per la sanità pubblica. Dall'utilizzo, cioè dalla riconversione per materiale DP per il personale sanitario e non solo, al materiale che serve nelle rianimazioni, nelle terapie intensive, perché uno dei disastri che è stato fatto in questi anni, dove ormai tutti pensano di poter definire l'altro più colpevole, è proprio la rete ospedaliera. Hanno tagliato fondi, hanno tagliato posti, hanno tagliato terapie intensive e anche l'alta percentuale di morti è determinata da questo, dal disastro che hanno combinato in sanità. Dicevo però, il problema è che al sud, come magari maggiormente rispetto a altre zone, vi è una necessità di reddito di quarantena. Noi siamo chiusi nelle case, ma verosimilmente siamo produttori per la ricchezza altrui. Basta un piccolo gesto che ognuno di noi fa nelle 12 ore che rimane a casa. Basta aprire Google, basta aprire Amazon, basta aprire
un qualsiasi, basta aprire Facebook, ormai siamo tutti social, noi siamo produttori di ricchezze altrui in maniera gratuita, anzi pagando pure la nostra, il nostro responsabile wind, ora non mi viene il termine. Abbonante. E quindi il punto è, quando questa ricchezza che noi in questo momento stiamo producendo non viene suddivisa tra tutti e tutti, qui viene esigenza. C'è un pezzo che oggi è garantito dagli ammortizzatori sociali, c'è un altro pezzo della popolazione, la popolazione precaria, la popolazione del lavoro nero, che non ha ammortizzatori sociali. E allora io direi, evitiamo di arrivare all'assalto ai supermercati, a volte un assalto che è dovuto alla fame, altre volte che viene etero diretto dalle organizzazioni criminali. Quelle non si sono fermate, quelle stanno andando avanti. E allora serve assolutamente reddito di quarantena per dare reddito alle famiglie che in questo momento hanno difficoltà. A questo leggo un altro elemento. Guardate che le difficoltà vissute in una stessa casa alimentano violenza. E è notizia di oggi, due casi di femminicidio, mi sembra, uno in Sicilia, l'altro ora non ricordo dove. Il Covid ha messo a nudo quella che è la forza slash debolezza del sistema capitalistico, e oggi lo si sta affrontando. C'è lo slogan, andrà tutto bene. Io dico, andrà tutto bene se nulla sarà come prima. Se noi non dobbiamo continuare a dire siamo in lotta per la sanità pubblica. Siamo in lotta per la sanità pubblica è una cosa orribile, perché il diritto alla salute e alla tutela della cura sono diritti inviolabili, universali. E noi invece siamo qua, perché lottiamo, perché ciò non è nei programmi dei piani sanitari. Il capitalismo fa venire prima il profitto e non il benessere. E automaticamente tutte le riforme strutturali vanno verso la ricchezza di alcuni e la povertà di più. A Sud che cosa sta mancando? Sta mancando la medicina territoriale. Mancano le sale di rianimazione, manca il supporto ai medici. Noi abbiamo interi ospedali dove il personale sanitario non è messo in una situazione di sicurezza. Noi abbiamo interi territori dove non sono stati fatti i tamponi né ai medici di base, né ai pediatri, né al loro personale negli ambulatori, a nessuno. E allora, fase crescente, fase decrescente della curva. Noi stiamo lottando ogni giorno, ci stiamo svenando da casa nel dire che i sindaci in primis, come autorità massima di un territorio, devono costituire una task force per prevedere il cosiddetto tampone di massa. Anche perché poi il panico tra la gente oramai è chiaro a tutti, no? La caccia all'untore è una cosa chiara a tutti. Poi abbiamo il problema che senza tamponi non sappiamo chi è contagiato e chi no. Chi ha bisogno della cura da casa, perché il problema vero è che si sta arrivando in ritardo a individuare gli ammalati di Covid e li si individuano e li si mandano nelle strutture ospedaliere, purtroppo, quando la fase è già acutizzata. Quindi questi sono gli elementi su cui bisogna lavorare e premere in maniera incisiva. Lo stiamo facendo con tutti i mezzi, oggi lo stiamo facendo anche con Transform Italia e la rivista Left. Grazie. Darei la parola a Roberto Musacchio. Prego. Sì, io introduco Natale Cucurese che insieme a Loredana ci ha coordinato in questo lavoro, in questo viaggio che abbiamo fatto in questi mesi e in cui avevamo messo al centro alcuni temi che sono quanto mai attuali e che ripropongo a Natale. Uno, la battaglia contro l'autonomia differenziata, e mi pare che il virus ha reso assolutamente palese che fosse una proposta, sia una proposta avventurista assolutamente da respingere.
La seconda, la questione di una diversa modulazione delle risorse anche rispetto a quelle che sono le politiche nazionali e le politiche europee. Ricordo fra l'altro che era in programma da parte del laboratorio anche una proposta di incontro al ministro del Sud Provenzano, che se ho capito verrà riproposta in termini di lettera aperta. Ho visto un'iniziativa che è stata svolta da Natale Cucurese ed altri intorno al tema di stare molto attenti che nell'assenza di una soluzione da parte dell'Europa, francamente abbastanza scandalosa, si possano pensare soluzioni come quella della rimodulazione dei fondi esistenti, spostandoli dal sud al nord, che sarebbe un po' una beffa, insomma. Noi come Transform stiamo per lanciare peraltro nel dibattito una petizione che aiuti a affrontare i punti cardine, che sono il ruolo attivo della BCE, che è cominciato ma deve essere permanente, chiede anche una riforma della BCE stessa e poi contemporaneamente l'immissione di Eurobond, insomma, come vengono chiamati, che sono sostanzialmente la condivisione del debito o meglio della politica economica che proprio la BCE deve fare, due risposte che peraltro chiediamo non ai tecnici ma alla politica. Ecco, volevo chiedere a Natale appunto di ripercorrere questi punti o quanti altri riterrà opportuno su questo tipo di lavoro del Laboratorio Sud. Sì, grazie Roberto e salve a tutti. Allora, andando per punti, autonomia differenziata, diciamo che non voglio parlare di aspetti positivi, perché aspetti positivi non ce ne sono ovviamente in questa emergenza planetaria, ma se proprio dobbiamo andare a trovare qualche spunto, questo che è venuto avanti, cioè il fallimento di quello che era, perché i giornali parlano di Caporetto, di quella che era considerata un'eccellenza come a livello nazionale da portare ad esempio, che era la sanità lombarda, abbiamo visto in realtà tutti i suoi limiti. Oltretutto la Lombardia già da anni, sappiamo anche gli scandali che si sono susseguiti, ha portato avanti un progetto di privatizzazione proprio in campo sanitario che proprio adesso sta mostrando tutti i suoi limiti. Tra l'altro stamattina guardavo su Rai 1, perché ovviamente come tutti sono in casa da 15 giorni, guardavo su Rai 1 stamattina questa inaugurazione di questi nuovi reparti a Milano, alla Fiera praticamente, dove c'era il presidente Fontana. Due domande. Prima domanda: che bisogno c'è di una inaugurazione? Cioè, voglio dire, veramente qua si sta superando ogni tipo e limite di decenza. Due, c'erano persone, vedrete poi i video nei telegiornali, immagino che li mostreranno, altro che un metro di distanza, uno addosso all'altro, qualcuno con mascherine, qualcuno no. Veramente una cosa indecente. E tra l'altro, un altro limite che abbiamo visto tutti quanti da questa autonomia differenziata, cioè in realtà abbiamo creato 20 staterelli dove chi più chi meno i governatori si barcamenano chi più chi meno bene o male e che sono in lotta fra di loro in questo periodo anche in modo, devo dire la verità, abbastanza indegno. Poco prima di iniziare il collegamento ho visto un video del governatore pugliese Michele Emiliano, che così come quello della regione Campania, De Luca e la Santelli ieri in Calabria, si lamentavano e si lamenta perché non stanno arrivando, quello che diceva prima Loredana Marino, i dispositivi di protezione individuale per i medici. E la solidarietà c'è, voglio dire, nei confronti del nord, nel confronto della Lombardia, che è la prima regione per contagiati e anche per morti, ma ciò non significa che questa emergenza potrebbe impattare pesantemente sul sud, che con la sottrazione di risorse certificata da Eurispes in 840 miliardi di euro dal 2000 al 2017, anche grazie a questo discorso dell'autonomia differenziata che è partito nel 2001 con la modifica del titolo quinto della Costituzione, ma ad esempio non sono mai stati definiti i LEP e si sta andando avanti con la spesa storica. Di conseguenza, voglio dire, questo sta impattando su una struttura sanitaria al sud che è già deprivata da anni di risorse a vantaggio del nord, che ha la metà, aveva, adesso lo stanno cercando di integrare, la metà dei posti in terapia intensiva rispetto al nord, che adesso attualmente sta cercando di incrementare i letti, ma che è completamente priva appunto sia di dispositivi
di protezione individuale, sia di tamponi, reagenti e ventilatori polmonari, perché non arrivano, perché la protezione civile manda tutto al nord, in modo particolare in Lombardia, anche perché hanno molti più contagiati. La domanda ovviamente è se, Dio non voglia, e tutti ci auguriamo di no ovviamente, e dovesse arrivare a scoppio ritardato anche al sud questo tipo di pandemia così, voglio dire, virulenta come in alcune regioni del nord, cosa potrebbe accadere? Intanto abbiamo record, perché bisogna ridirlo tutto, voglio dire, sia al sud ma soprattutto al nord, di medici, più di 60 se non ricordo male gli ultimi dati, che sono morti a seguito dell'infezione da coronavirus, e anche tantissimi, che sono troppi, devo dire la verità, che sono contagiati. La sanità deve tornare pubblica, senza se e senza ma. Poi i privati vogliono fare sanità, facciano sanità, ma sicuramente non sfruttando le risorse pubbliche. Questa è una grande lezione, mi ha fatto piacere vedere ieri l'intervista di Boccia che fa queste stesse considerazioni. C'è da dire che questi governatori, che io chiamo tra virgolette governatori anche per provocare ovviamente, governatori secessionisti, hanno reagito a questa, in particolar modo quello del Veneto, Zaia, oltre che Fontana, hanno reagito a questa intervista di Boccia di ieri, che appunto prende un po' le distanze, dice che la cosa andrebbe rivista, andrebbe sicuramente rivista. Non sto a entrare nei particolari del discorso dell'autonomia differenziata, perché altrimenti dovremmo stare qui due ore. Devo dire che oltretutto c'è stata una recente sentenza della Corte Costituzionale circa 20 giorni fa, che mette, fa dei ragionamenti conseguenziali e mette appunto in discussione quello che è il pilastro su cui si basa, soprattutto dalla parte delle due regioni leghiste, questa affabulazione, cioè quello del credito, il credito fiscale che queste vanterebbero nei confronti dello Stato. E quindi, per quanto riguarda l'autonomia, ovviamente noi confermiamo assolutamente la nostra contrarietà e crediamo che sia stato posto in evidenza, per quanto riguarda la sanità, ma poi potrei parlare della scuola, ma non c'è il tempo ovviamente, e ne abbiamo parlato in questi mesi in modo diffuso, scritto, per cui voglio dire si può trovare tutto quanto sui nostri, sia su Transform che anche su riviste e quant'altro, la nostra posizione, per cui gli aspetti critici sono tanti di questo discorso dell'autonomia, meglio sicuramente, voglio dire, rivisitare tutto quanto questo, e io direi anche che sarebbe meglio tornare a prima del 2001 con questa modifica che è stata appoggiata anche, va detto, dal centro-sinistra e che è quanto di più innaturale rispetto alla nostra Costituzione, soprattutto alla prima parte della Costituzione, ci possa essere. Per quanto riguarda invece l'aspetto europeo, abbiamo visto la scorsa settimana questo scontro che c'è stato tra nazioni del nord Europa e nazioni del sud Europa, perché sicuramente c'è un problema di solidarietà, cioè adesso si è evidenziato in modo, voglio dire, molto importante, ma è da sempre in realtà, c'è questo problema di mancanza di solidarietà all'interno dell'Unione Europea. È un problema questo che va risolto. Io mi permetto di dire che lo stesso problema è in realtà, perché ho visto i leghisti reagire in modo molto forte a questa evidenza, così come hanno fatto anche, a dire la verità, negli ultimi anni, ma questa differenza che c'è tra paesi del nord e del sud Europa, in realtà appunto l'autonomia ne è testimonianza, c'è anche all'interno dello Stato nazionale. Questa cosa ormai sta, visto anche il furto di risorse che dicevo prima, e poi quello che sta succedendo adesso con questa emergenza Covid-19, sta arrivando a livelli parossistici. E c'è bisogno sicuramente, come diceva prima Loredana, di un sostegno alle famiglie, sia del sud che del nord, però ricordiamo da ultimi dati di 3 giorni fa, se non ero l'altro ieri, Istat, che c'è un problema povertà in Italia, 2.700.000 italiani sono in condizioni di povertà e la stragrande maggioranza è al sud. Ora, questi 400 milioni che sono stati messi dal governo è sicuramente
una cosa positiva, ma sicuramente non bastano. Per cui va incrementato questa possibilità. Il problema è che appunto l'Europa si è presa 15 giorni. Io dubito, anche per quanto diceva Loredana, per alcuni episodi che però non eviterei dal mio punto di vista di enfatizzare, ma che sono sicuramente una spia d'allarme che si è accesa in questo momento sui territori. Bisogna assolutamente vedere di rimpinguare questi primi 400 milioni di euro, perché le persone stanno sì in casa, ma sappiamo che, voglio dire, ci sono ampie aree di povertà, di disagio, e poi sappiamo anche, voglio dire, non solo, per cui, voglio dire, va sicuramente incrementato, perché altrimenti potrebbero, Dio non voglia, esserci dei problemi anche di ordine pubblico prossimamente, ma io non credo solo al sud, francamente penso alcune periferie del nord e vedo più o meno le stesse problematiche. È un po' come l'autonomia differenziata, non è in realtà un problema solo del sud, perché così vogliono far passare per andare a creare un contrasto nord-sud che a qualcuno fa piacere coltivare. Tutti questi contrasti che poi derivano appunto da un pensiero liberista, capitalista ovviamente, e nascono proprio per... è praticamente una lotta di classe, una brutta parola, però ogni tanto usiamola, perché anche l'autonomia in realtà con queste privatizzazioni spinte, si è visto adesso con la sanità, e praticamente mi vedete? Sì, ti vediamo, ti sentiamo. Ah, sì, scusa, ho visto che mi si era un attimo... Sei frizzato per un attimo, speriamo che riprenda. Eccoci. Ah, ok, perfetto. Quindi anche questo, voglio dire, va affrontato, bisogna capire sia a nord che a sud che è un problema comune. Al sud ovviamente, per quello che dicevo prima, tutti i fondi che sono stati sottratti negli ultimi 20 anni, abbiamo un problema sicuramente maggiore. Da qui nasce anche questo desiderio, questa volontà di un incontro con il ministro Provenzano, il ministro per il sud e la coesione territoriale, per un confronto di idee, un confronto che in questo momento purtroppo con questa difficoltà degli spostamenti può avvenire o tramite una lettera aperta, che comunque stiamo già provvedendo un attimo a scrivere, a determinare fra di noi nei punti essenziali, o anche, perché no, con un incontro video come quello che stiamo facendo in questo momento. Tornando un attimo con un passo indietro per rispondere ai punti che mi ha detto prima, che ha elencato prima Musacchio, sempre sul discorso europeo bisogna anche fare un'altra considerazione, che addirittura c'è adesso la proposta, visto che oltretutto il patto di stabilità, ricordo, non è stato cancellato, è stato semplicemente sospeso, e quindi i soldi al momento sono pochissimi da gestire, una proposta che arriva dall'Europa di rimodulare quelli che sono i fondi di coesione nei confronti del sud a favore del nord. I fondi di coesione, quelli che restano, in questo momento parliamo di 10 miliardi, perché alcuni sono già stati utilizzati, altri sono stati impegnati, e diciamo che andiamo sulla falsariga di quello che capitò una quindicina d'anni fa più o meno, coi fondi FAS, che poi in realtà erano fondi destinati al sud, ma come quasi sempre è accaduto nel passato, sono stati dirottati al nord. Allora servirono per pagare le quote latte degli allevatori padani, diciamo così, o per comprare i traghetti sul lago di Como, che come sappiamo è sud, e potrebbe capitare la stessa cosa. Noi abbiamo anche lanciato una petizione proprio al ministro Provenzano per evitare che questo accada, ma non per mancanza di solidarietà, è che il sud è in ginocchio purtroppo. E quello che sta capitando, che diceva prima anche Loredana, cioè appunto le dicevo, sono semplicemente dei segnali, delle spie di disagio, forte disagio. C'è una mobilitazione generale anche da parte dei sindaci, al sud come a nord, ma bisogna assolutamente fare di più, perché ricordo e chiudo che anche nei 400 milioni di euro che sono stati investiti, l'80% vengono dati
matematicamente i comuni, divisi fra i comuni in base alla percentuale di popolazione, e solo il 20% con una logica perequativa. Questo vuol dire che alcuni comuni ricchi, adesso io faccio un esempio, ma non so in realtà, ma immagino che ad esempio un comune, ripeto ad esempio, senza offesa per nessuno, come Cortina d'Ampezzo, molto probabilmente ha meno poveri rispetto a un comune a scelta libera del Mezzogiorno. Questo vuol dire che se a Cortina d'Ampezzo, ripeto, non so di preciso quant'è la situazione, ci sono 10 poveri, questi riceveranno il contributo diviso 10. In un comune a caso del sud, facciamo l'esempio, sicuramente 10 poveri o 10 persone, per carità, poveri, 10 persone che in questo momento sono in difficoltà, diciamo così, indigenti, sicuramente ce ne sono molti di più, e quindi gli arriverà molto probabilmente una semplice elemosina, una mancia o una elemosina. È chiaro che bisogna stare attenti anche a questi aspetti, perché poi le persone, chiaramente, che sono già in difficoltà, già esasperate da questo prolungato periodo in casa, potrebbero anche, voglio dire, effettivamente agitarsi un po' più del dovuto. Io dico agitarsi per non usare altri termini che tutti quanti ovviamente speriamo che non accadano, però bisogna fare in frettissima. Io non credo che ne abbiamo 2 settimane di tempo, quindi l'invito al governo è di intanto controbattere, perché non possiamo pensare che a livello europeo si vada su MES o altre diavolerie del genere, che sicuramente impeccherebbero ancora di più la nostra economia e il nostro popolo. Dall'altro, voglio dire, bisogna anche porsi immediatamente alla ricerca di fondi per riuscire ad evitare maggiori problemi. Grazie. Grazie a tutti voi. Ci scusiamo per la mancata qualità, diciamo, della registrazione del video, dovuta chiaramente alla difficoltà di connessione. Pensiamo che sia importante comunque mantenere questo punto di vista, che appunto è il punto di vista del Laboratorio del Sud, e vi faremo di nuovo la proposta di rincontrarci e per rivedere insieme quali sono le strategie messe in campo e quali sono le proposte che dal Sud possono cambiare permanentemente lo scenario italiano ed europeo. Grazie ancora, e vi aspettiamo su Transform Italia e sull'EFA.